Ciao ragazzi e ben ritornati con noi sull'Otaku TV. Io sono Alberto e oggi, prima di partire con il video della nuova rubrica Otaku TV Italia Retro, ho il piacere di presentarvi un grande ritorno, quello di un amico, nonché anche un grande collega dell'Otaku TV Italia, il nostro Christian. Ciao Christian e bentornato. Ciao Alberto, salve a tutti ragazzi. Allora, insieme al nostro Christian abbiamo deciso di aprire questa nuova rubrica Otaku TV Italia Retro. Ma che cos'è alla fine questa rubrica? Ce lo spiega il nostro Christian. Otaku TV Italia Retro è tutto quello che riguarda il passato, vecchie console, vecchi action figures, vecchi anime, come possiamo fare ad esempio un nome, l'Uomo Tigre, e tutto quello che riguarda praticamente la nostra infanzia, vecchie console come un Atari 2600 o magari una buona action figures come quello di un Voltron, per dire. Voltron, grandissimo robot e grande anime della nostra infanzia. Spero che vi piacerà la nostra rubrica. Perciò ragazzi, in poche parole sarebbe giusto dire: volete ritornare un po' bambini? Beh, Otaku TV Italia Retro è la rubrica che fa per voi. Perciò ragazzi, noi ritorniamo subito dopo il nostro breve stacco pubblicitario offerto dal nostro sponsor ufficiale Robotron, nonché negozio di modellismo ed importazione diretta dal Giappone in Corso Francia 230A a Collegno, e subito dopo la nostra nuova sigla dedicata all'Otaku TV Italia Retro. Venite a trovarci da Robotron in Corso Francia 230B a Collegno. Robotron, il negozio dove tutto è possibile. Eccoci qua, ritornati dopo il nostro breve stacco pubblicitario offerto dal nostro sponsor ufficiale Robotron e la nostra nuova sigla dedicata alla nostra rubrica Otaku TV Italia Retro. Oggi, per partire con questa nuova rubrica, abbiamo scelto di partire con un bel unboxing retro. Oggi parleremo del nostro Gundam anni 80 versione Sparadisco, una versione molto ricercata specialmente per gli amanti retro perché è totalmente originale giapponese. Perciò ragazzi, non ci perdiamo in chiacchiere e andiamo a goderci subito il nostro unboxing retro.
Eccoci qua, ritornati con il nostro unboxing retro dedicato al nostro Gundam versione anni 80, perciò un pezzo veramente particolare. Non è della Ceppiratti, cioè il distributore italiano, questa è una confezione originale giapponese, perciò la prima difficoltà che incontro è nel dirvi la marca, perché la marca di questo personaggio è nonché questo quadrifoglio che adesso chiediamo a Christian di farvi vedere un po' meglio. Perfettamente, questo quadrifoglio è la marca. Beh, è un problemaccio dirmi il nome, perché sinceramente non riesco proprio, ma neanche se mi ci impegno fino a domani mattina. Perciò ragazzi, un pezzo originale giapponese e ce lo facciamo bastare così per adesso. Se poi troverò qualche altra info la metteremo nelle caratteristiche. Innanzitutto ci tengo a precisare due cose, che l'anno di produzione è il 1979, perciò un bel tuffo nel passato. Il materiale di questo gioco, diciamo così, è prevalentemente la plastica dura e il metallo. E adesso andiamo insieme al nostro Christian a vedere l'interno di questa scatola, come è composta, anche per farvi vedere un pochettino quali sono i pezzi che vengono a comporre questo Gundam versione sparadischi. Ci tengo a ricordarvi comunque che mentre Christian sta aprendo la scatola, tutti questi giochi sono reperibili in Corso Francia 230A a Collegno presso il nostro sponsor ufficiale Robotron. Beh ragazzi, ecco qua l'interno della confezione. Gli accessori disponibili all'interno sono lo scudo, il bazooka, il fucile, 10 dischetti, 3 missili, spada e un fogliettino piccolo con gli adesivi. Tutto questo, giustamente, essendo un gioco veramente retro, è stato rimesso, riposizionato in questa confezione, che nel quale magari giustamente non troviamo come appena nuova, perché è un gioco giustamente vecchio e usato. Christian, ci fai vedere un pochettino meglio questo Gundam? Che cosa ne... Innanzitutto ti faccio una domanda. A me piace molto, tu cosa ne pensi? Io ci sono rimasto veramente male, è un oggetto stupendo, a dir poco straordinario. È un oggetto sicuramente un pezzo da collezione per tutti gli amanti del retro. Sicuramente si ritornerà bambini. Christian, notate anche il lanciadischi, lo sparadischi qua, sì. Centrale, molto ma molto bello. Eccolo qua ragazzi, ne abbiamo 10 a disposizione. E poi come dicevamo prima, materiale metallo, ferro e plastica, metallo e plastica. Molto ma molto bello. Cosa mi dici? Cosa ne pensi? Ah, diciamo che a quei tempi erano i materiali più usati per fare dei giocattoli, quindi... Ma nonostante ciò ci sono rimasto veramente... Sono molto contento di questo oggetto. Bellissimo anche lo scudo. Come non poteva mancare lo scudo. Sì. E il fucile. Sempre tutto originale. È un pezzo veramente bellissimo. Gundam è stata una serie molto famosa negli anni 80 e ancora oggi diciamo che riserva il suo buon numero di fans e di successi. Continuando con il nostro unboxing retro, vi facciamo vedere gli ultimi pezzi. Eccoli qua, i missili. Che bello ragazzi, che poter rivedere da vicino questi grandi giochi. Si ritorna a bambini. Ed ecco il lanciamissili, giustamente. Bellissimo. Comunque ragazzi, non per qualcosa, anche la scatola proprio di per sé fa proprio una bella figura. Infatti totalmente scritta in giapponese, perciò per i più audaci che vogliono cimentarsi in qualcosa di diverso, mi sa che questo fa proprio per loro. Decisamente sì. E ragazzi, prima di chiudere questo unboxing retro, ci tengo a precisare che comunque Gundam, oppure Gunpla come vogliamo chiamarlo, sarà disponibile sul nostro sito internet all'indirizzo www.otakutv.it nella sezione anime. Spero che l'unboxing della nuova rubrica Otaku TV Italia Retro vi sia piaciuto. Oggi abbiamo parlato del nostro Gundam Sparadischi, anno di produzione 1979, perciò un pezzo veramente retro. Non ero ancora nato io. Ma sinceramente neanche io, perché sono nato nell'84, perciò... Io 85, quindi
Mamma mia, ragazzi, déjà vu, un viaggio nel passato ancora prima di nascere, certo. Mai successo. È vero. Perciò, ragazzi, per oggi è tutto. Un saluto da me, Alberto. Da me, Christian. E ci rivediamo sempre qua sull'Otaku TV Italia. Ciao, ragazzi, alla prossima. Ciao.